Immaginate di trasferirvi negli Stati Uniti per cercare fortuna. Trovate un bel lavoro, vi fate un nome e il vostro capo, per ricompensarvi, decide anche di finanziare i vostri progetti personali. Lavorate e diventate miliardari. Arrivate ad avere 20 miliardi di dollari. E poi, in 2 giorni, perdete tutto. Ecco, è quello che è successo a Bill Wang e alla società Archegos. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo di come Bill Wang sia diventato miliardario e abbia perso tutto in 2 giorni. Lo sconosciuto protagonista di questa storia si chiama Bill Wang. Il suo vero nome in realtà è Sung Uk Wang. Si sa molto poco della sua infanzia, sappiamo soltanto che nel 1982 emigra con la madre vedova in America, dove decide di cambiare il suo nome in Bill. Frequenta l'Università della California per poi prendere un MBA all'Università Carnegie Mellon, una delle tante cose che portano il nome di Andrew Carnegie, come vi ho detto in quest'altro video. Nel 1996, dopo aver lavorato nel reparto sales di 2 società di investimento, viene assunto come analista nella Tiger Management. All'epoca la Tiger Management era uno dei fondi di investimento più importanti d'America. Il suo fondatore, Julian Robertson, l'aveva aperta nel 1980 con un capitale iniziale di 8 milioni di dollari. E nel 1996, quando Wang entra come analista, il fondo valeva 7,2 miliardi di dollari. E solo 2 anni dopo, nel 98, la Tiger Management gestiva oltre 22 miliardi di dollari, diventando uno dei più grandi hedge fund al mondo. Ecco, è in questa situazione che in poco tempo Wang scala le gerarchie della società e nei primi anni 2000 è uno dei migliori del settore. Poi arriva il 2001 e Robertson decide di chiudere la Tiger Management. Probabilmente aveva accumulato abbastanza soldi. Molti dei migliori impiegati della Tiger Management aprono dei loro fondi e verranno soprannominati Tiger Cubs. Cuccioli di tigre. Robertson, d'accanto suo, sceglie alcuni di questi a cui dare dei soldi in gestione. E questi invece sono ricordati come Tiger Seeds. Ecco, uno dei fondi finanziati da Robertson è proprio la Tiger Asia Management di Wang, di Bill Wang, che era sia un Tiger Cubs, ma aveva anche un fondo Tiger Seeds. Nei primi anni da gestore, Wang investe quasi esclusivamente nei mercati giapponese, coreano e cinese. La sua strategia consiste nel concentrare gli investimenti in un piccolo numero di azioni e sfruttare la leva finanziaria per guadagnare di più. Per chi ancora non lo sapesse, la leva finanziaria, in generale, altro non è che un qualunque sistema che permette ad un investitore di usare pochi soldi come garanzia di un investimento molto più grande, finanziato però da qualcun altro. E di solito questo qualcun altro è una banca che finanzia attraverso prestiti o strumenti derivati molto complessi. Immaginiamo che Wang voglia investire in una società cinese. Va dalla banca, firma un contratto in cui mette a disposizione 1 milione di dollari e la banca fa un investimento a nome suo per 10 milioni di dollari. La banca riceve una commissione e gli interessi sulla somma prestata. Wang invece prende tutti i profitti e tutte le perdite, non solo sul suo milione, ma anche su tutti i 10 milioni investiti insieme alla banca. Se la società cinese in cui ha investito sale del 10%, invece di guadagnare solo 100.000 dollari, ne riceverà 1 milione. E questo perché 1 milione è il 10% di 10 milioni. Se invece la società scende del 10%, invece di perdere 100.000 dollari, perderà tutto il milione che ha investito. La banca chiuderà il contratto e si prenderà il milione di Wang per coprire le perdite. Ok, ora che abbiamo capito il meccanismo, torniamo a Wang e alla sua Tiger Asia. Bill aveva composto il suo portafoglio con una serie di posizioni long e short finanziate con leva. Una posizione long su un'azione significa che ci si aspetta che il suo valore salga in futuro. Al contrario, una posizione short vuol dire che ci si aspetta una discesa nel prezzo dell'azione. Grazie alle strategie di Wang, la Tiger Asia era riuscita in pochi anni ad arrivare a detenere un capitale dal valore di 5 miliardi di dollari, ovviamente sommato a quanto finanziato dalle banche. Nel 2008, però, un investimento sbagliato di Wang in Volkswagen farà perdere al fondo Tiger Asia il meno 23% del suo valore, poco più di un quinto. Dopo questo crollo, molti dei suoi investitori decidono di tirarsi fuori da Tiger Asia, per 2 motivi. Uno ovvio, cioè la perdita di soldi subita, e l'altro perché Wang aveva deciso di investire capitale nel mercato europeo, mentre il fondo, secondo molti analisti, si sarebbe dovuto concentrare sui mercati asiatici, come aveva detto all'inizio. Ma il 2008 non è l'anno più disastroso per Wang. Nel 2012, infatti, dopo anni di investigazioni, la SEC, l'autorità che vigila sui mercati americani, accusa Tiger Asia di insider trading e manipolazione di 2 banche cinesi quotate. Wang viene accusato di aver ricevuto informazioni riservate dall'interno delle 2 banche, per poi usarle in borsa per fare investimenti mirati. Questa cosa è illegale. In poche parole, faceva soldi troppo facili. Se dall'interno delle banche gli riferivano che una delle due avrebbe avuto problemi in futuro,
apriva una posizione short per guadagnare sull'abbassamento del prezzo dell'azione. E la stessa cosa al contrario. Quando gli arrivavano delle buone notizie per il futuro delle banche, lui andava long. Profittevole, ma anche molto illegale. Infatti le informazioni riservate interne delle banche devono rimanere tali, e questo vale per tutte le aziende quotate. Non si possono fare investimenti sulla base di informazioni che non sono disponibili a tutto il mercato. Al processo Wang accetta le accuse, senza negare o confermare nulla. Viene giudicato colpevole dal Dipartimento di Giustizia e costretto a chiudere la Tiger Asia. La multa complessiva da pagare ammonta a circa 60 milioni di dollari. Dopo essere stato giudicato colpevole di frode, passa qualche tempo e nel 2013 Bill Wang apre Archegos, o Archegos come si dice in greco, un cosiddetto family office con circa 500 milioni di dollari. Un family office è una società privata che gestisce un grande patrimonio. In questo caso gestiva quello di Wang stesso, quindi era un fondo privato. Ecco, come noi investiamo 100.000 dollari virtuali, quindi non reali, sulla nostra app Starting Finance, Wang invece usava 500 milioni di dollari di tasca sua nei mercati reali, quindi sul serio. Le informazioni relative agli investimenti in questo caso sono molto più segrete e i fondi usano diversi modi per nascondere le proprie operazioni. Ecco, magari nel tempo faremo qualche altro video per capire come si nascondono, però per non perdervelo ricordatevi di iscrivervi al canale. Ma torniamo a noi. Tra queste operazioni, per nascondersi da occhi indiscreti, c'è uno strumento che usava anche Wang, il Total Return Swap. Il Total Return Swap è un contratto derivato che permette a Wang di agire nell'anonimato. Ma vediamo come funziona nel dettaglio. Wang si presentava dalle banche e stipulava con loro lo swap. Nel Total Return Swap l'investitore paga una rata alla banca per far sì che la banca tenga per lui o per lei delle azioni o altri strumenti finanziari. Tutti i ritorni dati dall'investimento vanno comunque all'investitore. È come se l'investitore pagasse un parcheggio privato per la macchina, solo che lo fa per le sue azioni. Ecco, immaginate che la macchina può usarla quando vuole e lasciarla nel parcheggio quando gli serve. Però ogni mese deve pagare qualche cosa. Nel caso di Archegos, Wang pagava alle banche una rata fissa o variabile nel tempo. Usava poco capitale suo e usava molto capitale preso in prestito dalle banche che compravano le azioni per lui. La leva di cui parlavamo prima. I guadagni e le perdite dell'investimento invece erano suoi. Alle banche invece rimaneva la rata. Le banche sono contente perché così fatturano. Ma ricapitolando che cosa succede? Le banche comprano le azioni selezionate da Archegos, le tengono sui loro bilanci e girano i guadagni e le perdite ad Archegos. Dov'è la leva finanziaria che fa fare tanti soldi ai fondi? La rata che paga Archegos è molto più piccola dell'investimento totale. Quindi in realtà con 10 milioni può fare investimenti da 100 milioni e guadagnare sulla variazione di quei 100 milioni. Per tornare sul problema dell'anonimato, grazie a questi swap Archegos non doveva comunicare di essere proprietaria di azioni per miliardi, perché queste azioni risultavano di proprietà delle banche. Quindi Wang poteva andare da diverse banche e stipulare lo stesso contratto, indebitandosi ancora di più e di nascosto dalle altre banche, che pensavano di essere le uniche a fare affari con lui. E ce n'erano diverse. Grazie a questa strategia Archegos poteva lavorare in totale segretezza, mettendo molto in difficoltà anche gli enti di sorveglianza che non riuscivano a tenere traccia delle sue attività. E neanche le banche stesse erano al corrente di tutte le attività di Archegos. Lavorando nell'ombra, nel 2017 Archegos aveva raggiunto i 4 miliardi di dollari di capitale. Ecco, come abbiamo visto, Archegos negli ultimi anni stava andando alla grande. Com'è possibile che tutto ad un tratto sia andato tutto storto? Alcuni degli analisti più vicini a Bill hanno detto che in parte potrebbe essere stato colpa di una rivoluzione che Wang avrebbe fatto del suo portafoglio. Infatti, dopo aver investito molto bene per i primi anni solo in società tech, Wang aveva deciso di passare una composizione del suo portafoglio più ampia. E così aveva investito in media company come Viacom, CBS e Discovery, ma anche in altre società cinesi come Vipshop e Baidu. Insomma, diversificava sia per le attività che per i territori. E per fare ciò, Wang continuava ad aprire contratti swap con le banche americane. E così, ad esempio, Morgan Stanley passò in pochi mesi da avere 5,2 milioni di azioni Vipshop ad averne 44,6 milioni. Un'esposizione abbastanza consistente, di qualche miliardo. Ma non ci fermiamo qui. Più gli swap fruttavano soldi a Wang, più lui continuò ad accumulare capitale extra da reinvestire in altre azioni, sempre con l'aiuto della leva. Inizialmente questa strategia sembrava funzionare. Alla fine del 2020, 7 delle 10 azioni su cui Archegos aveva investito guadagnano più del 30%. In particolare le azioni di Baidu, Vipshop e Farfetch salgono del 70%. Ovviamente anche grazie ai suoi acquisti continui sulle borse. Eppure qualche mese dopo sarebbe accaduta la catastrofe che nessuno poteva o voleva prevedere. Ecco, non è che proprio imprevedibile. Archegos era esposta per posizioni complessive dal valore di 100 miliardi di dollari, quelle finanziate dalle banche.
Nel 2021 Viacom CBS è in difficoltà vista la concorrenza di Apple TV, Disney Plus e Netflix e quindi cerca nuovi capitali sui mercati per aprire un nuovo servizio di streaming. Così, lunedì 22 marzo annuncia un'offerta al pubblico di 3 miliardi di dollari in azioni e debito convertibile. Il mercato, stranamente, non la prende bene. Uno si aspetterebbe che in quella fase un investimento in un nuovo servizio streaming sia una buona idea, ma forse il mercato non era poi così convinto. Dopo questa notizia, Viacom perde prima il 9% e il giorno dopo il 23%. Alla fine della settimana, in totale, perderà oltre il 50% del suo valore. Archegos, al momento del crollo di Viacom, possedeva decine di milioni delle sue azioni, ovviamente spartite tra Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse e Wells Fargo, tutti con svariati miliardi di dollari di posizioni. Con il crollo del prezzo di Viacom, improvvisamente gran parte degli swap di Archegos perdono di valore. Le banche ovviamente chiedono di chiudere le loro posizioni, non solo su Viacom, ma anche sulle altre società. Hanno paura che le perdite diventino troppo grandi e che Archegos poi non sia più in grado di ripagare. E poi, in teoria, anche se le perdite possono scaricarle su Archegos, al momento sono ancora sui loro bilanci. Quindi gli consigliano di chiudere le posizioni e salvarsi prima di andare fallito. Wang, però, decide di non chiudere le posizioni. Il fatto che Viacom CBS perdesse così tanto voleva dire che la perdita per Archegos era molto più grande. Non possiamo sapere esattamente di quanto, ma la leva finanziaria faceva sì che la perdita ricadesse solo su Archegos. Ecco, secondo alcuni esperti del settore, Archegos a questo punto aveva investito insieme alle banche 100 miliardi di dollari, di cui soltanto 20 in teoria parte del suo capitale. Ecco, solo a questo punto iniziano a circolare delle voci della condizione di Archegos e le banche finalmente scoprono l'esistenza delle varie posizioni aperte con tutte le altre. E a questo punto Archegos non riuscirà mai a ripagare tutte le sue perdite, quindi devono iniziare a capire che cosa fare. Tutti avevano lo stesso problema, ossia scaricare le posizioni sul mercato, vendere tutte le azioni prima che perdessero troppo valore. Non soltanto le posizioni di Viacom, ma anche tutte le altre, perché Archegos non poteva più ripagarle. E quindi vendere tutte le azioni di tutte queste società allo stesso momento avrebbe fatto crollare il mercato. Quindi bisognava venderle senza fargli perdere troppo valore. E siccome dovevano muoversi tutte nello stesso momento, era uno stallo alla messicana. Mentre molte banche cercavano di accordarsi decidendo di aspettare che la situazione tornasse normale, Morgan Stanley prende una decisione drastica e inaspettata. La banca Morgan Stanley decide di chiudere le posizioni di Archegos inaspettatamente vendendole per un valore di 5 miliardi di dollari. In questi casi il primo che si muove di solito ne esce meglio, perché riesce a vendere a prezzi più alti prima che crolli tutto il mercato. Ecco, in questi casi sulla borsa le notizie girano velocissime e appena inizia a circolare la notizia di Archegos, tutte le sue azioni iniziano a perdere di valore e così si diffonde il panico. Mano a mano tutte le banche iniziano a liquidare le loro posizioni con Archegos al mercato, svendendole per ridurre le perdite. Goldman Sachs liquida 6 miliardi e mezzo di dollari di azioni di Baidu, Tencent e Vipshop e subito dopo anche 4 miliardi di dollari in azioni Viacom, Discovery, Farfetch, Iki e TechEdu. Il risultato di queste grosse svendite è che sul mercato si crea il panico e improvvisamente iniziano a scendere tutti i titoli tech. Alla fine delle svendite, Archegos aveva perso tutti i suoi 20 miliardi in soli 2 giorni. Grazie al fatto che si sono mosse subito, banche come Deutsche Bank, Morgan Stanley e Wells Fargo sono riuscite ad uscire da questo crollo quasi indenni. Cioè, più o meno, ovviamente si sono fatte molto male anche loro. Ma la banca più colpita dal crollo di queste azioni di Archegos è stata Credit Suisse, che è intervenuta troppo tardi per coprire le sue esposizioni. In particolare, il titolo di Credit Suisse il 29 marzo 2021 perde il 14% in borsa e riporta perdite importanti per l'anno 2021. Pensate che il crollo è costato alla banca svizzera un totale di quasi 5 miliardi di dollari. E Wang che fine ha fatto? Beh, Wang, secondo alcuni, potrebbe essere ancora miliardario grazie ad investimenti in altre società e in altri fondi. Ma quindi chi ne è uscito peggio da questa situazione? Le banche o Archegos? Se vi siete fatti un'idea o avete altre precisazioni sulla storia di Bill Wang, scrivetecelo nei commenti. Io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!